Nati nel 1985 dalla fusione tra Elle e Guns e Hollywood Rose, la formazione storica è composta da Axl Rose, Slash, Stradlin, McGagan e Adler. Appetite for Destruction, debutto col botto. Mix quasi perfetto tra hard rock e glam metal. Guns N' Roses e Slash, brani interessanti. I primi quattro grezzi e veloci, gli altri melodici acustici. Adler venne cacciato, sostituito da Soro. E inoltre entra Dizzy Reed alle tastiere. User Illusion 1, sound più vario. Da brani lunghi articolati a pezzi massicci e energici come agli esordi. User Illusion 2, stesso discorso del primo, ma a mio parere complessivamente migliore. Stradlin se ne va, sostituito da Clark. The Spaghetti Incident, disco di cover, nulla di che. Da qui il declino. A parte Rose e Reed, tutto il resto della band se ne va e verrà sostituita dagli anni da turni stivari. E dopo 15 anni, 15 anni! Dall'annuncio esce Chinese Democracy. Album eterogeneo, misto tra rock e industrial, ma assolutamente niente a che vedere con i vecchi Guns. Una delle band più importanti tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, ma che Rose con la sua megalomania ha letteralmente distrutto. Ma quel pizzico di possibilità che la formazione storica si riunisca rimane sempre, sperando che prima o poi tutto ciò diventi realtà. Ciao bestie!